Cari amici di My Red Carpet e Serenamente Cineblog, qui è la vostra Sere che vi parla. Come potete vedere, oggi sono felicissima perché ho visto in anteprima It e l'ho amato. Allora, io sono una grandissima fan dei libri di Stephen King e se anche voi avete apprezzato i libri di Stephen King o se non vi sono piaciuti e non li avete mai letti e non avete mai visto un film tratto da un libro di Stephen King, che è impossibile praticamente, amerete anche questo film. Allora, It di Andrea Muschietti fa un'operazione straordinaria, intanto perché è molto, 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 molto fedele al libro e quindi già questo è veramente una cosa che secondo me è da apprezzare perché come sapete non capita tutti i giorni, ma soprattutto ci riporta indietro nel tempo, a quei belli, belli anni 80 che noi tanto abbiamo guardato quando eravamo adolescenti nei film, da Stand By Me, ai Goonies, ai film che hanno segnato la nostra adolescenza. Ecco, qui nell'It di Andrea Muschietti li ritroverete, fidatevi. Allora, partiamo dal Pennywise, partiamo subito dal clown ballerino, il pagliaccio, quello che tutti abbiamo visto nei trailer e tutti ci siamo chiesti: ma come sarà sto Pennywise? Perché prima avevamo Tim Curry, un grandissimo attore di Rocky Horror Picture Show, apro e chiudo parentesi. Quindi sappiamo che Tim Curry è stato un hit, a mio avviso, molto bravo, ma anche perché dobbiamo ricordarci, ragazzi, che non c'erano gli effetti speciali che ci sono oggi. E quindi aggiungiamoci effetti speciali, aggiungiamoci Bill Skarsgård, il nuovo Pennywise, che a mio avviso è stato molto bravo. Aggiungiamoci un clown perfettamente vestito che riporta molto a quello del libro e il film è fatto. Pennywise convince, Pennywise terrorizza questo clan di ragazzi. In realtà lui, come sapete, rapisce bambini. Il resto, se non avete mai letto, mai visto la miniserie, non ve lo racconto. E il clan di perdenti, questi ragazzini che, vi giuro, vi affezionerete a loro come ci si affeziona a un gattino, subito, automatico. Perché? Perché è la classica, è il classico clan che vediamo sempre nei film, è il classico clan alla Stand By Me, cioè quello un pochino più sfigatello, quello un po' più ipocondriaco, il leader che ovviamente si innamorerà dell'unica ragazza del clan che tutti adocchiano, ma che alla fine si rivelerà essere non una ragazzetta, ma una comunque che riesce a tenere testa. E ce la fa a questi ragazzi e alla fine fa anche ridere, quindi ci sono note ironiche, ci sdrammatizza, ci sono note drammatiche, ci sono problemi esistenziali per questi adolescenti. C'è ovviamente dietro non solo il tragico, il terrore di It, di Pennywise che terrorizza tutti, ma anche la storia di Georgie, come sapete, il piccolo Georgie, vittima subito all'inizio del film di It, lo sappiamo perché tutti i trailer ce l'hanno fatto vedere. Vuoi un palloncino colorato? E ho perso la barchetta, mi ridai la barchetta, ti ridò la barchetta. E insomma, ciao Giorgi. Ma è detto questo, il film ha molti effetti speciali, più dell'altro, e questo sicuramente dà una nota in più al film. Questi anni 80 che ritornano, mi ha ricordato tantissimo anche Stranger Things, sarà perché Richie, uno dei personaggi, tra l'altro quello che è sempre la battuta pronta e che fa veramente ridere, è interpretato da Finn Wolfhard, il nostro caro protagonista di Stranger Things, ma anche perché c'è questo ritorno agli anni 80 che ormai dalle serie TV e film tutti attingono a quegli anni e io, ragazzi, io amo questo ritorno agli anni 80, che vi devo dire, cioè è proprio bello, è nostalgia, questo effetto nostalgico automatico appena parte It. A me è piaciuto tantissimo, ma perché voi direte come fai a parlare di anni 80 se il capitolo primo di It è ambientato negli anni 50? Ecco un'altra operazione che mi è piaciuta tantissimo. Lui cosa ha fatto? Ha messo avanti gli anni, quindi non siamo più negli anni 50, ma questi ragazzini vivono questa esperienza negli anni 80. E la cosa bella è che comunque c'è un rimando agli anni 50, ci sono queste case, le macchine. Si respira aria di anni 50, ma siamo negli anni 80, il che vuol dire che, siccome Pennywise ricompare ogni 27-30 anni, ritornerà nei nostri anni per il capitolo 2 che noi aspettiamo con ansia. Detto questo, guardate questo qua. Se siete davvero veri fan di Pennywise, questo lo terrete sul vostro comodino, il Funko di Pennywise Witbot. Come sempre, amici, io vi saluto. Ditemi la vostra. Secondo voi questo film potrebbe arrivarci agli Oscar? Boh, io non so, io mi faccio questa domanda. Io voglio un horror agli Oscar. Ce lo mandiamo?
proviamo, guarda, non so, ditemi la vostra. Seguite ovviamente myredcarpet.eu tutte le settimane, tutti i giorni, news, nuove uscite, trailer, pagina Facebook, Instagram, tutti i canali social per rimanere sempre aggiornati. Seguitemi, io sono Sere di Serenamente Cineblog e che vi devo dire? Andatevi a vedere It, se avete una sala Dolby Atmos vicina ancora meglio, comprate dei palloncini colorati e ricordatevi che potreste galleggiare anche voi.